Ciao e benvenuto su Mondo Curioso. Nel video di oggi vediamo i segreti finalmente rivelati. Tutti sanno che le agenzie governative e le aziende e società ad alto profilo hanno i loro piccoli segreti. È risaputo che a noi comuni mortali, nella maggior parte dei casi, ci vengono rivelate pochissime informazioni su quello che accade intorno a noi, ma non temere. Andiamo infatti a dare uno sguardo ai segreti finalmente rivelati. Iniziamo subito. L'isola fantasma. L'isola di Bermeja ha una storia davvero unica, o forse dovrei dire che ha avuto una storia unica. La ragione per cui devo parlare di questo piccolo pezzo di terra al passato è perché in realtà non esiste più. Proprio come qualsiasi piccola isola, è stata anch'essa posizionata sulle mappe degli Atlanti del mondo ed è stata anche riconosciuta come facente parte del Messico. Ma nel 1921 l'isola scompare misteriosamente. Alcuni presumono che il colpevole della sua scomparsa sia l'innalzamento del livello dei mari, dovuto al riscaldamento globale. Ma anche se fosse davvero così, sarebbe comunque possibile vedere l'isola sott'acqua, cosa che purtroppo non è possibile fare. Altre teorie affermano che un terremoto marino abbia risucchiato l'isola nella profondità della crosta terrestre, oppure che gli Stati Uniti abbiano fatto esplodere l'isola mentre estraevano del greggio. Megalopoli Maya. 1200 anni fa, un antico popolo messicano, noto anche come popolo Maya, era all'apice della sua evoluzione. Qualche anno fa, un'indagine aerea sul nord del Guatemala fa luce su alcuni misteri di questo sofisticato popolo. Infatti vengono scoperte oltre 60.000 nuove strutture Maya, che comprendono fondamenta abitative, fortificazioni difensive e piramidi. Il sito è stato chiamato Megalopoli e si espande per oltre 1500 km. Alcuni esperti affermano che questa sia una delle civiltà più complesse che abbiano mai vissuto sulla Terra e che la popolazione Maya, al culmine della sua espansione, fosse almeno il doppio di quella inglese. Questa scoperta spegne una convinzione secondo la quale nell'antichità le società avanzate non potevano sopravvivere ai tropici. Nuovo DNA umano. Una nuova e misteriosa forma di DNA è stata recentemente scoperta nelle cellule umane. Devo dire che questa scoperta mi ha decisamente sorpreso. È incredibile come nel 2022 stiamo ancora scoprendo cose nuove su di noi. Ad ogni modo, non sono uno scienziato, quindi non voglio dilungarmi troppo nei particolari. Ti basta sapere che la classica forma del DNA, la famigerata doppia elica con la struttura a forma di scala, un pochino distorta, quasi come un cavatappi, non appare sempre così. Infatti, invece di due stringhe elicoidali, in alcuni casi ce ne possono essere anche quattro. Davvero interessante. Prima di passare alla prossima clip, iscriviti al canale e metti mi piace per rimanere sempre aggiornato per nuovi contenuti. Nuova specie di squalo. Vediamo, visto che sto parlando di segreti, una nuova specie di squalo è stata scoperta pochi anni fa nell'Oceano Atlantico. Si pensa che siano antichi antenati risalenti a 250 milioni di anni fa. La nuova specie è chiamata Atlantic Six-Gill Shark. Ora questi ragazzi non sono molto grandi, parlando di dimensioni squalesche, e raggiungono appena 1,80 m di lunghezza. Inoltre si trovano nelle profondità degli oceani, quindi è abbastanza improbabile imbattersi in uno di questi simpatici animaletti. Il vero numero dei pinguini. Quanti pinguini ci sono in Antartide? Scommetto che non ti è mai passata per la mente questa domanda. Beh, ora te la voglio rivelare, perché è davvero interessante. Nel marzo 2018 sono stati svelati alcuni dati che dimostrano che ci eravamo sbagliati sul numero dei pinguini in Antartide. Esatto, è stato scoperto che ci sono oltre 1,5 milioni di esemplari. Precisamente, questi piccoletti vivono sulle isole Danger e non è stato possibile quantificare il loro numero finché non sono state catturate particolari immagini satellitari della zona. Assurdo! E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere con un commento. Iscriviti e lascia un mi piace a questo video se è stato di tuo gradimento. A presto!